Allora, siamo arrivati alla fine della liquidazione coatta amministrativa, cioè alla fase della chiusura, e succedono le solite procedure in questi casi, che io ho riportato con uno schema nel libro, come potete vedere, e ovviamente seguirò lo schema che io stesso ho preparato. Abbiamo visto che normalmente nella liquidazione giudiziale ci sono delle ripartizioni parziali e poi c'è il riparto finale. Anche nella liquidazione coatta amministrativa. E allora ci saranno state queste ripartizioni parziali. Ora, prima dell'ultima ripartizione fra i creditori, bisogna depositare, bisogna comunicare all'autorità che vigila sulla liquidazione coatta amministrativa una serie di documenti non importanti, importantissimi. E infatti, bisogna comunicare all'autorità.